L'Expo dei cluster del Mediterraneo, dell'Africa e del Medio Oriente si svolgerà dal 4 al 7 ottobre a Mazara del Vallo. Bluesiland è organizzato dal Distretto della Pesca e Crescita Blu. La manifestazione è stata illustrata nel corso della conferenza stampa dal presidente del Distretto della Pesca e Crescita, Nino Carlino. Abbiamo un programma molto fitto e quest'anno abbiamo avuto l'interessamento da parte di scienziati e professionisti che sono di grandissimo livello e tra tutti mi viene in mente per esempio un argomento che è di grande attualità. Ed è quello sulla presenza della plastica nel mare. C'è un convegno apposito su questo argomento con dei relatori di eccellenza. Presente alla conferenza stampa anche l'assessore regionale alle attività produttive Mimmo Turano e il direttore generale del Dipartimento Pesca Mediterranea, Dario Cartabellotta. Contiamo sulla continuità di un'iniziativa pensata da Giovanni Tumbiolo, che purtroppo non c'è più, e con tanto impegno, con tanto. Vogliamo rispettare sulla sua memoria continuando il suo lavoro. Abbiamo condiviso col Ministero degli Affari Esteri tutta l'iniziativa. Il desiderio è quello di trasformare questo evento non solo in un, come dire, incontro tra i popoli finalizzato a costruire percorsi di pace, ma a trasformare in documenti operativi la condivisione di alcune azioni nei paesi del Maghreb per. Dall'internazionalizzazione delle imprese alle politiche a sostegno e a tutela del mare, affinché tutto questo si possa trasformare in una condivisione, in un documento programmatico che per la prossima edizione possa cominciare a dare i primi frutti. La pesca mediterranea è un po' il programma che l'assessorato porterà avanti durante questi giorni di Bluesilento, dedicato al mondo della pesca, della trasformazione ittica e dell'acquacoltura. Siamo alla vigilia di una nuova stagione di programmazione comunitaria, ma soprattutto siamo finalmente entrati nell'epoca della regionalizzazione della pesca, che era un po' il sogno di Giovanni Tumbiò, la possibilità di declinare la pesca secondo le proprie identità produttive e culturali. Quindi il tema saranno soprattutto legati alla Blue Economic Zone, altro sogno di Giovanni, che prevede proprio la tutela di alcune aree di ripopolamento del Mediterraneo. Il tema dello spreco alimentare, tutto ciò che è legato alla valorizzazione del prodotto ittico siciliano e poi le donne di mare, che saranno un insieme di imprenditrici, di ricercatori, di giornalisti del mondo della pesca del mare, visto dagli occhi delle donne, con la possibilità che accendano ancora di più i riflettori sul mare di tutti, che è il mar Mediterraneo.